Signore e signori, buonasera e benvenuti all'appuntamento del venerdì sera con il telegiornale del Parmense. Questa sera, come tutti i venerdì sera, affrontiamo alcune tematiche che riguardano sia il territorio, ma anche quello che capita quotidianamente, proprio come quello che è capitato oggi pomeriggio attorno alle 2 lungo la provinciale della Valtaro, poco prima di Citerna, in località 29. Un incidente stradale spettacolare, fortunatamente senza gravi conseguenze. Un incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio poco dopo le 14 in località 29 lungo la strada provinciale della Valtaro, pochi chilometri prima di Citerna, andando verso il Borgo Taro. Un autoveicolo, una Volkswagen nera guidata da una giovane donna, ha perso il controllo ed è volata nella scarpata. Il mezzo si è ribaltato e si è adagiato contro alcune piante, impedendo alla persona all'interno di uscire. La situazione ha preoccupato gli automobilisti e le persone presenti, che hanno immediatamente chiamato il 118, che ha inviato sul posto automediche ed ambulanze della Croce Verde Fornovese e per sicurezza anche l'elisoccorso. Arrivati in pochi minuti sul posto, i sanitari di Fornovo hanno verificato le condizioni di salute della giovane donna, verificando che non era in pericolo di vita ed era abbastanza in buone condizioni. Hanno quindi lasciato libero l'elisoccorso di tornare in sede. Nel frattempo da Parma erano partiti i vigili del fuoco che sono arrivati dopo diversi minuti, mentre i volontari della Croce Verde Fornovese hanno passato il tempo rincuorando e tranquillizzando la donna incastrata nell'abitacolo. Arrivati sul posto, i vigili del fuoco con due squadre, una da Borgo Taro, una da Parma e con l'autogru, hanno messo in sicurezza l'autoveicolo e hanno quindi aiutato la persona ad uscire, che è uscita con le sue gambe. Una volta uscita è andata sulla ambulanza per essere visitata dal medico e che comunque non ha riscontrato gravi problemi. Pochi minuti dopo è arrivata sul posto anche la polizia stradale, sempre da Fornovo. Il secondo pezzo riguarda la difficoltà di avere pari servizi nei territori montani e collinari rispetto a quelli che ci possono essere nella zona pedemontana. Abbiamo fatto un'altra inchiesta, così come altre che abbiamo fatto nei giorni scorsi, che parla in questo caso del soccorso sanitario, come quello che abbiamo appena visto pochi minuti fa nel servizio precedente. Soccorso sanitario e l'intervento di mezzi medicalizzati che possono effettivamente salvare la vita. Ecco il servizio. Chi fa soccorso sanitario, anche tantissimi volontari delle assistenze pubbliche e delle Croce Rosse, sa che per salvare una vita bisogna intervenire entro 15 minuti. Questo è il tempo necessario per riuscire a far tornare a battere un cuore che ha smesso. Da qui l'importanza della diffusione logica e razionale sul territorio di mezzi e personale capaci di salvare vite umane. Uno degli strumenti più utili è il defibrillatore, ed è per questo che si sente tanto parlare di donazioni di defibrillatori in tutto il Parmense. Ma serve anche il personale capace di usarli e spesso di fare anche molto di più. Ci sono alcuni medici che oltre a usare il defibrillatore sanno anche intubare, usare farmaci salvavita. Questi medici si trovano attualmente su due tipologie di mezzi di trasporto, elisoccorso ed automediche, perché possiamo immaginare che quando una persona sta male ha bisogno di un medico che vada da lui, non si può pensare che lei vada in pronto soccorso. Le due tipologie di mezzi hanno funzioni similari. Tornando al soccorso sanitario, abbiamo deciso di fare una piccola inchiesta per capire se sul territorio provinciale i mezzi salvavita sono diffusi logicamente e razionalmente, ed ne è venuta fuori l'immagine che vedete. Al centro dei tanti cerchi che vedete si trovano le sedi in cui sono dislocate le automediche sul territorio provinciale. Ogni cerchio corrisponde ad un'automedica ed ha un raggio di circa 15 km per cercare di intervenire entro 15 minuti. Ovviamente questa immagine è una semplificazione perché non tiene conto del traffico, ma soprattutto della tipologia di strada. Come si può immaginare, la percorrenza su strade di montagna è molto più lunga rispetto a quelle su strade autostrade o su strade dritte e larghe di pianura. Dalla cartina potete notare alcuni luoghi in cui il territorio provinciale ha un giallo molto più scuro, altri in cui il giallo è più chiaro, altri in bianco in cui non c'è nessuna copertura. I posti senza nessun giallo fanno capire dove il mezzo non arriverà in 15 minuti, ma a volte neanche in 30 o in 40. Altri posti invece hanno un giallo intenso perché c'è una sovrapposizione di automediche. Possiamo quindi vedere che abbiamo posti in cui in 15 minuti possono arrivare sino a 6 automediche e posti in cui non ne arriva nemmeno una in 40. Facendo una sintesi e tornando al nostro discorso che abbiamo affrontato in altri articoli, cioè al fatto che il territorio Valli Taroceno ha un'estensione di poco inferiore alla metà del territorio provinciale,
Se in questo caso facciamo un esempio calcistico, le automediche in provincia di Parma sono 9, di cui 6 si trovano in metà provincia e 2 nell'altra metà provincia, quindi un 6 a 2. Ma peraltro la cosa particolare è che l'ultima arrivata è proprio quella di Borgotaro, un'automedica che è arrivata da poco tempo, nonostante sia forse una delle zone maggiormente scoperta. Quindi insomma rimane il solito problema del diverso trattamento su diversi territori della nostra provincia e la scarsa conoscenza della geografia per chi prende le decisioni, un'ottima conoscenza invece della calcolatrice, come sta succedendo per il punto nascita di Borgotaro. Peraltro in passato anche sul sito parmense.net avevamo affrontato l'argomento e era intervenuta una persona di Porretta Terme che ci aveva fatto notare che da quando hanno chiuso il punto nascita del loro ospedale, ben 5 persone erano nate sull'ambulanza. Questo per dire il grado di maggiore sicurezza dell'ospedale lontano rispetto a quello piccolo di montagna. Veniamo alla prossima notizia che riguarda invece in questo caso la pedemontana e riguarda un'esercitazione che c'è stata nei giorni scorsi sull'Enza per il pericolo alluvioni e un'eventuale rottura della cassa di espansione. Nonostante non sia ancora finita per certi territori l'emergenza siccità, stiamo entrando in autunno, poi arriverà l'inverno e la primavera, periodi in cui la preoccupazione non è tanto quella della siccità quanto invece delle forti precipitazioni con il potenziale pericolo di alluvioni. Nei giorni scorsi sul fiume Enza, nel pressi di Montechiarugolo, si è simulata l'arrivo di un'ondata di piena e l'entrata in funzione delle casse di espansioni per scongiurare il peggio. Si è mobilitato ovviamente la Protezione Civile dell'Unione Pedemontana Parmense, che ha messo in atto le contromisure necessarie per garantire la sicurezza della popolazione. Questo anche in una eventuale messa in funzione, una volta realizzate, della cassa di espansione sul fiume Baganza, più vicina alla zona di Collecchio, Sala e Felino. Lo scenario simulato è stato effettuato nella mattinata di sabato 7 durante un'esercitazione che si è svolta presso le casse di espansione di Montechiarugolo, che ha impegnato tecnici del comune, di AIPO e della Protezione Civile, insieme ai suoi preziosi volontari provenienti anche dalla Bassa Parmense, una squadra composta da una trentina di persone. Massimo Valente di AIPO ha illustrato la storia, le caratteristiche e il funzionamento delle casse di espansione sull'Enza. Alle 11 è quindi scattata l'esercitazione dei volontari impegnati nella realizzazione di coronelle in località San Gemignano. Le coronelle sono quei cerchi di sacchi di sabbia utilizzati per circoscrivere i fontanazzi che sono pericolose sorgenti che si formano a causa dell'infiltrazione di acqua, spesso provocate da animali, sui lati degli argini esterni durante le piene e mettono a repentaglio la tenuta degli argini stessi. Maestri in questo tipo di operazione, ovviamente i volontari di Protezione Civile della Bassa, che sono stati proprio maestri di queste operazioni di tutti i propri colleghi volontari delle altre associazioni. All'esercitazione hanno preso parte i volontari delle associazioni di Protezione Civile Arci il Falco di Felino, gli ACS il Ponte di Sala Baganza, i GEF di Parma, i GELA di Parma, la GEPRO, la GESCI, l'UNCI e la Croce Azzurra di Traversettolo, inoltre in veste di istruttori, gli uomini, come diceva prima, della Protezione Civile di Torrile. In azione anche una pattuglia della locale polizia municipale e il loro comandante, nonché responsabile di Protezione Civile, Franco Drigani. Terminata l'esercitazione, l'amministrazione comunale di Montechiarugolo ha offerto ai volontari un aperitivo, un modo per ringraziarli del tempo e dell'impegno che mettono al servizio della comunità. Ora lo spazio è qualche minuto di pubblicità, ma tornate dopo, ci sono notizie ancora interessanti, come quella che riguarda il Presidente della Repubblica che ha anche lui ricordato la figura di Mauro Dodi, il comandante della Polizia Municipale di Medesano, Fornovo e Solignano. Il 70% dell'occupazione è al femminile. L'80% dei responsabili di settore è under 35. Servizi educativi, pulizie, servizi ambientali, progetti di assistenza, promozione turistica, progettazione europea. Consorzio Fantasia, un impegno condiviso per far crescere il territorio. La Pianura Padana è uno dei luoghi più inquinati d'Europa. Certo, non si può lasciare il lavoro, ma almeno nei momenti liberi o nei weekend, perché non andare a prendere una boccata d'aria pulita sul nostro Appennino? Da qui l'idea di questo programma, che vi vuole dare suggerimenti per trovare la vostra casa in Appennino.
Un territorio meraviglioso, raggiungibile in poche decine di minuti, in cui trascorrere piacevoli momenti per godere del verde, della fresca tranquillità e dell'aria pulita, ma anche un investimento per i momenti difficili. Questo vuol dire avere una casa in Appennino, ma è soprattutto anche un modo per far vedere quanto sia bello l'Appennino a due passi da noi, una risorsa da valorizzare, di cui pochi conoscono la bellezza e di tanti pregi. Cerco casa in Appennino, lo trovate in coda al TG Parmense della domenica e sul sito www.cercocasinappennino.it. Se volete informazioni sul programma o sulle case, potete mandare un'email a info@cercocasinappennino.it oppure telefonare al 39 39 87 87 02. Nei giorni scorsi il Presidente della Repubblica a Vicenza, ad una riunione dell'ANCI, anche lui ha ricordato la figura del comandante Mauro Dodi. Due giorni fa il Presidente della Repubblica Mattarella era presente a Vicenza in occasione dell'Assemblea ANCI, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, e in tale occasione ha parlato e ha ricordato anche il comandante della Polizia Municipale di Fornovo Solignano e Medesano, Mauro Dodi. Il messaggio del presidente Mattarella è stato rilanciato dalle pagine Facebook sia del comune di Medesano che del comune di Fornovo. Ma ecco a voi quello che ha detto il presidente Mattarella del compianto ispettore capo Mauro Dodi. I comuni sono particolarmente esposti su questa linea. Lo testimoniano dei sacrifici della polizia locale. Desidero rivolgere un pensiero di ricordo commosso al comandante della polizia locale di Medesano, nel Parmense, Mauro Dodi, a volte ucciso pochi giorni addietro durante un normale controllo. Domenica scorsa c'è stata l'occasione a Varano Melegari di fare una bella passeggiata salutare fino alla chiesetta di Riviano. Hanno partecipato gli scolari delle scuole elementari, medie, ma anche della materna, gli amici di Riviano e la LILT, che è stata l'organizzatrice della giornata. Ecco il pezzo. Domenica 8 ottobre, palloncini rosa e abbigliamento rosa per tutti i partecipanti alla passeggiata che si è tenuta lungo la strada che da Varano porta verso Riviano, passando davanti alle scuole. Un'occasione per parlare di prevenzione e per parlare di salute, la passeggiata come elemento di salute, e l'organizzazione della LILT, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, per prevenire, per insegnare la prevenzione di tumori al seno. La manifestazione organizzata dalla LILT è stata una marcia aperta a tutti. Sono state invitate le scuole, che hanno aderito in numero abbastanza numeroso, ed è stata organizzata anche insieme agli amici di Riviano. Abbiamo sentito Antonella Verdaro della LILD di Varano, che si è dichiarata soddisfatta per il dialogo che si è instaurato con le tante donne del paese sul tema della prevenzione del tumore al seno. Inoltre è stato interessante scoprire che tante donne non sapevano della presenza di un ambulatorio LILT a Varano e della possibilità di farsi controllare sia il seno che eventuali nei nell'ambulatorio una volta al mese. La camminata è partita dal comune di Varano attorno alle 14 per arrivare a Riviano dopo circa un'ora e mezzo di cammino tra meravigliosi prati, vie di campagna e montagna e scorci panoramici davvero stupendi. Gli obiettivi delle due associazioni che hanno dato importante sostegno a questa iniziativa, la LILT e gli amici di Riviano, sono stati
raggiunti abbondantemente la LILT con il suo obiettivo di promuovere la prevenzione e gli amici di Riviano che hanno organizzato una merenda con tanto di castagne per raccogliere fondi per tenere in ordine uno dei posti panoramici più belli del comune di Varano. Presenti all'evento anche il sindaco di Varano, il delegato alla sociale e alla sanità Andrea Ferentino, il presidente della LILD di Parma, il professor Enzo Molina, presente all'evento anche il sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi, Marcello Violi. Un'occasione questa di questa manifestazione anche di parlare della pace grazie alla presenza dei ragazzi della scuola che hanno portato come loro vessillo proprio la bandiera della pace. Un altro appuntamento organizzato dall'associazione La Pergamena di Fornovo, sabato prossimo, quindi domani. A voi il servizio di Cesare Groppi. What your country can do for you, ask what you can do for your country. I still have a dream. I bambini incontrano la storia. Dopo il primo appuntamento della rassegna Ottobre, mese della cultura, di sabato scorso al circolo culturale di Viazzano con la lettura di fiabe, sabato 14 ottobre alle ore 15:30 presso la biblioteca di Fornovo l'associazione culturale La Pergamena propone il secondo evento con I bambini incontrano la storia a cura di Morena Canali. Sarà una sorta di esperienza emozionale per avvicinare i bambini al significato della prima e della seconda guerra mondiale. Un'ora segnata dal destino. Vengo al pomeriggio del 25 luglio, nel quale accadde. Nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi. L'evento è realizzato in collaborazione con la cooperativa Lasse, il gruppo Alpini di Fornovo, l'associazione 34esima Red Bull Italia di Parma e l'associazione Obiettivo Storia di Reggio Emilia. Nel percorso emozionale i bambini potranno ascoltare aneddoti, osservare le divise, alcuni oggetti e in particolare la famosissima Willy. La kermesse artistica è patrocinata dalla Regione e dai comuni di Fornovo Taro e Varano Melegari. L'ultimo incontro della rassegna, sempre in Biblioteca Fornovo, è previsto per sabato 28 ottobre alle ore 16 con I bambini incontrano l'arte. Siamo giunti al fine settimana, tanti gli appuntamenti nel nostro territorio, partendo da Collecchio, dove ci sarà questa sera, tra poco, alle 21 a Villa Solagna, il Perché non rimangono a casa loro, un altro modo per vedere il problema, la situazione relativa all'immigrazione nel nostro paese. Sempre Collecchio, sono aperte le iscrizioni per tutto l'anno dal 16 ottobre per il servizio relativo al centro bimbi e genitori Casetta Blu, che è attivo presso gli spazi dell'Asilo Nido Allende. Tutti i dettagli si possono trovare sulla pagina del comune di Collecchio. Il 15 ottobre, sempre a Collecchio, sale in zucca. A Ponte Scodogna ci sono laboratori, visite e attività al vivaio che ha come tema la zucca. Ci stiamo avvicinando ad Halloween, quindi siamo in tema. Le attività si svolgono a partire dalle 15, domenica 15 ottobre. A Fornovo, 2 anni di post-diploma, c'è la possibilità di iscriversi al servizio, al percorso di istruzione per tecnico superiore per materiali compositi e additive manufacturing. Anche qua informazioni si possono trovare sul sito del Comune di Fornovo. Anche a Bardi ci sono dei corsi attivi, corsi di informatica, di inglese, di sartoria, di cucina e di lingua straniera, costi davvero da poche lire. Da pochi euro. Le iscrizioni si ricevono presso l'ufficio segreteria del comune entro il giorno 7 novembre 2017. I corsi verranno attivati solamente se si raggiungerà il numero minimo di partecipanti. Sempre a Bardi, sabato sera è prevista una visita notturna alla fortezza di Bardi. Per prenotarsi potete guardare sul sito castellidelavalceno.it oppure chiamandolo 0525 73 30 21. Domenica questa, come dicevamo, abbiamo visto anche il pezzo, 14 ottobre alle 15:30, i bambini incontrano la storia presso il foroboario di Fornovo.
Con questo è tutto e passiamo alla pagina del meteo. Sono previste giornate di sole splendido, quindi sereno sempre, con temperature molto gradevoli, quasi estive, temperature comprese tra i 5 e i 21 gradi nella zona di Berceto, quindi montagna, temperature invece molto più alte, specie alla sera nella zona di Fonò, perché sono comprese tra i 12 e i 24 gradi. Diciamo tempo sereno, venti assenti. E con le previsioni del tempo, come al solito, siamo arrivati alla fine del nostro telegiornale. Prima di salutarvi, vi ringraziamo per l'attenzione che ci avete concesso. Vi ricordiamo i prossimi appuntamenti, quello di domenica con Cesare alle 8 sull'88, di martedì con Daniela e di venerdì prossimo, come sempre, alle 8 sull'88. TG Parmense e tutto il suo staff vi saluta caldamente e caramente e vi chiede di seguire la programmazione della nostra televisione Radio Tele Appennino. Buonasera a tutti. Lui.